era già stato annunciato e finalmente è arrivato. Stiamo parlando del decreto di finanziamento regionale di poco meno di 3 milioni di euro che concede un'anticipazione di cassa per far fronte a quella che stava diventando davvero un'emergenza rifiuti. I 2 milioni e quasi 800 mila euro, dopo essere stati accreditati all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, giungeranno nelle mani del commissario ad acta di GESA AG2, Teresa Restivo, che ha dichiarato di aver già lavorato alle procedure da mettere in atto per dare il via ai pagamenti. La somma sarà distribuita infatti tra la ditta Catanzaro, che gestisce la discarica di Siculiana, e le società d'ambito che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, le quali, una volta ottenuto così il corrispettivo di una mensilità, potranno pagare il mese di maggio al personale. Si tratta di un'anticipazione di cassa e quindi, come tale, dovrà essere restituita tra il 2010 e il 2012 dai 15 comuni che fanno parte del lato GESA AG2. Nel frattempo sono attese altre anticipazioni. Il 5 agosto dovrebbe giungere quella da parte dell'AIPA per liquidare lo stipendio di giugno e poi un'altra a settembre, nell'auspicio che pervenga anche il fondo di rotazione per un ammontare di circa 8 milioni di euro che risolverebbe in maniera definitiva il problema. E con l'intento di pianificare delle azioni per il superamento della questione rifiuti si è riunito ieri il nuovo consiglio d'amministrazione di GESA AG2 alla presenza del neo eletto presidente Francesco Truglio.